Per le elezioni regionali del 5 novembre, fai valere il tuo voto. Punta su Vincenzo Silaco. Votare Silaco significa scegliere moralità, onestà, esperienza imprenditoriale ed impegno nel sociale. Silaco, per riportare fiducia in chi crede nel rinnovamento. Il 5 novembre, vota Vincenzo Silaco. Lista Idea Sicilia Popolari ed Autonomisti, con Nello Musumeci presidente. Vincenzo Silaco, il coraggio di cambiare. Sono ore fibrillanti di questa campagna elettorale, di queste regionali. Il 5 novembre è prossimo ed è la settimana conclusiva, la settimana più importante. Miglior appello non si poteva fare per il candidato Vincenzo Silaco direttamente nel suo comitato elettorale qui a Mazara del Vallo, dove ritroviamo con piacere l'ingegnere L'ho Trovato e accanto ovviamente il candidato Vincenzo Silaco. Una buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente ci sono amici qui nel comitato. Ingegnere, è un momento un po' particolare. In genere si dice che nell'ultima settimana si cominciano a tirare le somme. Sì, noi tiriamo le somme, ma il nostro partecipare a questa competizione elettorale in Sicilia è prodromico a quello che dovrà essere il nostro impegno anche a livello nazionale. Normalmente il nostro modo di partecipare a queste elezioni viene dalla constatazione di ciò che l'Italia oggi non dà alla gente, lo Stato italiano non dà alla gente, e ciò che noi dalla base, lavorando tutti i giorni, da muratore, da elettricista, da falegname o io da imprenditore nel mondo della disabilità, vediamo ciò che ci viene chiesto dalla gente sempre in giro, posti di lavoro, che ci diano un lavoro, e constatiamo con dispiacere che non possiamo accontentare tutte queste persone. Quindi il nostro partecipare e il coinvolgere l'amico Enzo Silaco a partecipare a queste competizioni era veramente una vera opportunità per poter dire alla gente di qualunque colore: siamo soddisfatti di quello che oggi hanno i nostri figli? Siamo soddisfatti dei servizi che ci dà lo Stato? Siamo soddisfatti nel sentire che la nostra è uno Stato il più corrotto del mondo? E allora il nostro è un modo di partecipare a queste elezioni, sicuramente di poter vincere con l'elezione di Enzo Silaco, se la gente condividerà il motivo di fondo per cui noi siamo qua. Noi vogliamo rappresentare tutti gli italiani che hanno volontà di vedere i propri figli lavorare, di vedere i propri figli crescere, di vedere i servizi effettuati, di vedere tutto ciò che oggi ci manca. E ci manca prima di tutto la libertà di cittadini, perché noi siamo oppressi con tutte le tasse. Io penso che gli italiani sappiano, io oggi ho ritirato una posta, Riscossione Sicilia non so che cosa vuole. Per fortuna io sono ormai vaccinato e non so la Riscossione Sicilia che cosa vuole da me. Solitamente poi vado a riscontrare che mi chiede soldi per questioni per le quali noi abbiamo già fatto ricorso alla Commissione Tributaria e abbiamo vinto. Quindi per dire che l'Italia non è manco rispettosa di se stessa. I funzionari che sono così solerti, come si fa in uno Stato come il nostro dire a funzionari delle imposte: vi do il premio per i grandi numeri che voi pensate di poter recuperare dalla cittadinanza, anche se tutti sappiamo che il recupero che fa lo Stato di tutti i ricorsi che fanno, di tutta la contestazione che fanno, se non raggiunge il 2, il 3, il 4, il 5% e non più di questo, però i premi si pagano a fine d'anno, e proprio al passare del fine d'anno significa prendersi il premio sul nulla. E allora la nostra partecipazione qua che cosa vuole significare? Vero che è una partecipazione regionale, stiamo partecipando alla regione siciliana, ma io so che alla Sicilia, noi siciliani, siamo persone che sappiamo riflettere. Siamo stati accusati di essere mafiosi,
Ma noi non lo siamo per nulla, noi siamo intelligenti. Noi sappiamo fare la conclusione dei discorsi che facciamo. Siamo lavoratori tutti in questo partito, in questo gruppo, non abbiamo deputati uscenti e lo abbiamo voluto scegliere appositamente per questo, per essere nuovi, per avere quelle idee che ci debbono fare portare l'Italia ad un livello veramente di civiltà. Allora, ad un presidente d'onore AIAS devo chiedere quali rapporti ha, ritengo privilegiati, con Nello Musumeci, presidente. Nello Musumeci è stato contentissimo di questa sua scelta su Vincenzo Silago. Certamente è stato contento, perché Nello Musumeci l'ho conosciuto negli anni 70, 72-73, allora costruii uno stabilimento per la produzione di cavi elettrici alla zona industriale di Catania e una volta andai alla sezione allora del Movimento Sociale Italiano a Catania per dire a questi signori che rappresentavano questo partito, c'era anche il grande Benito Paolone, per dire: è mai possibile che io ho sollecitazioni, soldi, sollecitazioni di gente di tutti gli altri partiti che mi spinge ad assumere i loro giovani e fanno bene, e voi invece ve ne state qua e dei vostri giovani, ai vostri giovani non ci pensate? Io conobbi Nello Musumeci in quella circostanza, aveva forse i calzoni corti, parlo del 72, chiamarono Nello, vedi che vuole sto signore. Da quel momento in poi il mio rapporto con Nello Musumeci è stato che lui ogni lunedì mi doveva chiamare per dire quanti operai le occorrono, ingegnere, e io le dicevo il numero. Abbiamo assunto 100 persone e mi risulta, sappiate, che è una caratteristica di Nello Musumeci, lui non accettò manco una caramella di tutti quei ragazzi che aveva, ai quali aveva dato lavoro attraverso me. Quindi per me Nello Musumeci è la rappresentazione precisa della onestà, della correttezza e della capacità. Ha gestito per due turni, per due tornate, la provincia di Catania, realizzando delle cose che penso che ora sia, non c'è il tempo per dirle, ma realizzando delle cose degne. Nello Musumeci, oltre ad essere una persona che è stata, nessuno ha potuto dirgli niente, oltre ad essere una persona quindi onesta, è anche una persona competente, una persona capace di gestire la società. Lei ha accanto il candidato Vincenzo Silago, con la sua grande esperienza di uomo vissuto, di imprenditore, di politico, cosa si sente di dire a un candidato che per la prima volta affronta una competizione elettorale difficile in queste ultime ore molto travagliate e fibrillanti? Ce l'ha accanto? Io dico a Enzo, Enzo, io l'ho coinvolto in questo lavoro, lei spenderà qualche soldo, ma qualche soldo, noi non abbiamo soldi di pagare la gente per avere voti, che sia ben chiaro, signori cittadini siciliani, ci risulta, io nome non le dico perché non faccio lo spione per chi potrebbe avere gusto di sapere i nomi dei soldi che girano e girano e girano parecchi soldi. Basti vedere che questi soldi diventano un accoppiamento di ex candidati che prima erano di sinistra, ora diventano di destra, ex candidati che prima erano di destra, ora sono dietro le paratie per governare poi la distribuzione di questi tanti soldi che stanno girando in Sicilia. Noi soldi non ne abbiamo. Abbiamo pagato 600 lire dei manifesti, 600 euro dei manifesti. E allora noi siamo qua soltanto per dire, vogliamo dare la dimostrazione a tutti i nostri cittadini, a tutti quelli che ci conoscono. Abbiamo voluto fare un accoppiamento tra la città di Marsala, attraverso me e i miei amici, e la città di Mazara, attraverso tutti voi che siete qua, per dire, vediamo di fare un'azione comune, vediamo se tutti insieme possiamo essere ascoltati dalle persone. Che cosa chiediamo a voi gratuitamente? Chiediamo a voi gratuitamente di condividere le nostre idee, che sono idee di solidarietà per il prossimo,
io sono un rappresentante di un cambiamento di civiltà in Sicilia per il lavoro che abbiamo fatto a favore delle persone disabili. Dovremo continuare ad ampliare questa attività a favore delle persone disabili, perché dobbiamo raggiungere il disabile anche se è sul cocuzzolo di una montagna. Anche lui ha diritto, per le leggi che abbiamo, di avere il servizio. Sto tizio che abita su un luogo sperduto non può raggiungere dove ci sono centri di riabilitazione, e noi in provincia di Trapani ne abbiamo 5 centri di riabilitazione, però non possiamo essere dappertutto. Però allora ci deve essere una volontà politica, e Nello Musumeci, e questo lo chiederò a Nello Musumeci, dobbiamo poter raggiungere il disabile anche se sta sul concorso della montagna, attraverso i servizi che esistono. Se faremo questo, cominciamo a dare risposte di quel cambiamento che vogliamo. Quindi servizio, l'ho detto prima, per tutti i servizi, per i giovani, per i ragazzi, per gli anziani di nido, per tutte queste attività che debbono esistere per forza, per le famiglie che hanno difficoltà, per le famiglie che hanno difficoltà a dare lavoro ai propri figli. E il lavoro ai propri figli si dà attraverso le imprese, e non tormentando le imprese, vessando le imprese. Il lavoro che sa fare lo Stato italiano oggi è vessare le imprese. E io ve lo dico con cognizione di causa. Ho scritto un libro, e lì in quelle pagine potete vedere che un bel momento mi stavano Riscossione Sicilia mi comunica che mi avrebbe ipotecato una struttura nostra per delle somme che pensava dovessimo pagare. Sono andato a riscontrare con i miei collaboratori di che cosa si trattasse. 2 anni prima un nostro ricorso era stato accettato e quindi quelle somme erano state annullate. Signore Stato italiano, ma perché non vuoi il tuo lavoro? Perché quando io parlo di vessare, dico proprio questo: volete da noi i soldi, vinciamo le cause contro di voi, perché poi non aggiustate le carte e mi venite ancora a cercare di fare? Eccoci, io vorrei un'Italia veramente bella, un'Italia rispettosa, un'Italia che deve essere cambiata, ma dobbiamo cominciare da qui, dalla Sicilia. E noi siamo persone capaci di poter dare dei punti ben fermi per quello che deve essere il nostro cambiamento. Sindaco, i messaggi dell'ingegnere L'ho Trovato sono stati netti, chiari, direi soprattutto trasparenti. E quello che lei ha chiesto ai suoi elettori, ai suoi amici in questa campagna elettorale, trasparenza, chiarezza, impegno? Sì, questo sicuramente, perché quando l'ingegnere L'ho Trovato mi ha chiamato un giorno, mi ha fatto una telefonata, rispondo al telefono e mi dice: Enzo, ti voglio parlare. E poi venire a Marsala, a Centro Aias, che ho bisogno di parlare con te. Vado a Centro Aias, ci sediamo con un gruppo di amici e l'ingegnere L'ho Trovato decide per la mia candidatura in provincia di Trapani. Ho accettato con molto entusiasmo, perché per me giustamente è la prima volta che mi trovo in una campagna regionale molto difficile, però con molto entusiasmo sono sceso, e con molta umiltà giustamente, perché per il lavoro che faccio giustamente è un pochettino difficile accoppiare tutte le cose in questo periodo di campagna elettorale. Mi sono fatto 2 conti personali, ho detto: ci voglio provare, perché il territorio che io da 10 anni che lotto su questo territorio, sia per l'edilizia che per tante altre cose, perché mi occupo pure nel sociale, ho deciso con molta umiltà di affrontare questa sfida. Stiamo portando avanti una campagna elettorale veramente con molta lealtà, con questo gruppo di amici che trovate qua alle mie spalle, con il consorzio che ho costituito 5 anni fa, che da 5 anni che esiste un consorzio a Mazara, e molti fanno finta che non lo sanno, però noi ci siamo e siamo presenti. Infatti in un'occasione dove abbiamo fatto il Centro Aias a Mazara abbiamo conosciuto un ingegnere, L'ho Trovato, e l'ingegnere ha visto che persone siamo, persone per bene, persone che pensiamo al lavoro con molta onestà. È la stessa cosa stiamo facendo, portando avanti una campagna elettorale molto difficile, proprio fregandocene di quello che fanno gli altri. Come ha detto l'ingegnere L'ho Trovato prima, si vedono tante
tante cose strane in giro, però noi ce ne freghiamo, andiamo avanti con le nostre idee e con la nostra onestà. Mi piace questa sua battuta, perché in molti, soprattutto in questa ultima settimana di campagna elettorale, pensano di aver cavalcato già la cosiddetta tigre, si sentono vincitori, altri invece puntano sul fattore sorpresa. Lei ha parlato di umiltà, ci può essere questa grande sorpresa Silato in queste regionali del 5 novembre prossimo? Certo che ci può essere la sorpresa, perché se ho accettato di scendere in campo e lottare per il territorio, lo sto facendo perché credo nel progetto di Idea Sicilia e credo nella mia persona, perché per tutti quelli che mi conoscono a Mazara già da molti anni, credo che meriti fiducia, che merito veramente fiducia, e che la gente mi va a votare e che voti Silaco. Le regionali prevedono un impegno anche in tutto il territorio, l'ha detto lei con questa sua diretta testimonianza ai microfoni. Questo impegno c'è stato in tutte le città della provincia di Trapani, a parte sua? Sì, certo. Io come impresa e come consorzio siamo stati presenti in tutto il territorio siciliano, non solo provinciale. E lo intensificheremo ovviamente in quest'ultima settimana, perché... Perché l'ultima settimana è difficile, dove ora giustamente, andando proprio agli ultimi giorni di campagna elettorale, che cosa succede? Succede che saranno proprio quelli organizzati, la politica del malaffare, che potrà andare avanti per l'ultima settimana. Allora dobbiamo cercare di stringere proprio l'ultima settimana tutti gli amici e convincere le persone ad andare a votare, perché non andare a votare non aiuta sicuramente il malaffare che c'è nella politica. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare deputato regionale. Diciamo. Nel momento in cui... Dopo fosse... Nel momento in cui non lo fosse, continueremo a essere quelle persone che combattiamo perché l'Italia diventi una nazione, uno Stato che rispetti i cittadini italiani, che aiuti a crescere la nostra società. Noi stiamo partecipando, dico noi perché mi sento veramente, noi diremo a tutte queste gente, noi siamo noi vi rappresentiamo veramente, non siamo qua perché c'è finalmente il posto alla regione, 10.000, 12.000 euro al mese, qualcosa. Noi siamo operai, noi siamo persone che lavoriamo. Se questo sogno invece divenisse realtà, se divenisse Silaco deputato regionale, avremmo la possibilità di fare sentire una voce nuova e strana, non come certe voci di sterline che sono in giro per il firmamento, che come ripeto il progetto fondamentale di questo raggruppamento di cose è ridurre lo stipendio dei, come se fosse tutto lì il problema dell'onestà, della contrarrettezza, del rispetto del cittadino, della riduzione, della statalizzazione che c'è in Italia, del fiato che bisogna dare alla gente che è capace di intraprendere. Cioè dire, qua c'è gente che scappa dall'Italia, i nostri giovani migliori scappano dall'Italia, ma è mai possibile che dopo che abbiamo speso soldi per fare degli ingegneri, per fare degli avvocati, per fare dei tecnici, poi questa gente se ne va? Quindi è uno Stato che non sa manco farsi i suoi conti li sa fare soltanto tasse e risolve il problema. Silaco, lei mi è parso molto umile, voglioso, pieno di impegno. Mi aspetto da lei un grande impegno in più in questi giorni decisivi. Se dovesse realizzare, dicevo poc'anzi, il suo sogno, lei mi ha dato la sensazione di essere una persona alla mano, griderà vittoria sottovoce o farà proclami come tanti altri? No, i proclami lasciamoli fare agli altri, dobbiamo dare solo delle risposte concrete a tutto il territorio e lottare su tutti i settori, perché dobbiamo fare una politica nuova, una politica moderna, lavorare su tutti i settori, agricoltura, pesca, specialmente il turismo, perché in Sicilia il turismo è la cosa principale. E come anche ha detto l'ingegnere, sul sociale e sui disabili, perché il problema disabili è già un problema del disabile stesso, giustamente, essendo un disabile già ha problemi nella vita sociale, è normale. Cioè, come ha detto l'ingegnere, si deve lavorare anche su questo fronte, andare a raggiungere il disabile dove si trova.
pure un punto, una montagna. Abbiamo sviluppato anche il settore turistico, noi abbiamo realizzato un villaggio nel comune di Modica dove vengono disabili di tutta la comunità europea. L'Italia no, l'Italia c'è un pezzo, perché abbiamo realizzato una struttura a misura di uomo, senza alcune, con la migliore comodità che devono avere queste persone. E vi assicuro, venite a vedere, è un piacere vedere 20, 30, 40 persone con la carrozzina che girano per le strade soddisfatte di aver trovato questa oasi con la piscina, con gli alberi di olive, con gli alberi di carrube. Comunque, il nostro desiderio per l'Italia è realizzare un paradiso per gli italiani. Sindaco, raggiunga più persone possibili in questi giorni importanti, gli ultimi di questa campagna elettorale. Il nostro incontro qui al comitato elettorale suo termina qui, è stata una bella chiacchierata, si dice in genere ai candidati a Di Maiora in bocca al lupo e crepi il lupo, ci sarebbero altre frasi, noi le evitiamo perché non vogliamo essere scurridi, però lei invia un messaggio preciso ai suoi avversari. Certo, di sottovalutarmi un pochettino, che è meglio. Vuole essere sempre sottovalutato? Questo sì, sempre a buio. Grazie ai nostri ascoltatori, grazie all'ingegnere Francesco Lotrovato, presidente d'onore dell'AIAS d'Italia, e grazie a Vincenzo Sindaco per aver ospitato le nostre telecamere in questo incontro elettorale. Grazie a tutti voi. Grazie. Buonasera a tutti. Per le elezioni regionali del 5 novembre, fai valere il tuo voto. Punta su Vincenzo Sindaco. Votare Sindaco significa scegliere moralità, onestà, esperienza imprenditoriale ed impegno nel sociale. Sindaco, per riportare fiducia in chi crede nel rinnovamento. Il 5 novembre, vota Vincenzo Sindaco. Lista Idea Sicilia, Popolari ed Autonomisti, con Nello Musumeci presidente. Vincenzo Sindaco, il coraggio di cambiare.